Buongiorno amici trader e bentornati ad una nuova puntata con analisi tecnica di Finanza Online. Il bazooka monetario lanciato ieri dalla BCE di Mario Draghi continua a galvanizzare i mercati azionari. Lo dimostrano le performance dell'azionario asiatico e quello degli indici europei questa mattina. Focus sui bond dell'Eurozona, scattati ieri al rialzo applaudendo la decisione di Draghi di introdurre il nuovo QE che partirà dal 1 novembre e comporterà un esborso di 20 miliardi al mese. Il focus anche sulle ultime dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha aperto la possibilità di concludere un accordo ad interim con la Cina, appunto per smorzare le tensioni commerciali, e ha anche aggiunto che l'obiettivo finale è quello di arrivare a un'intesa completa. Questa puntata parleremo di FTSE MIB e analizzeremo insieme due titoli, Amplifon e Telecom Italia. FTSE MIB ha aperto oggi in lieve rialzo in area 22.100 punti e nuove misure di stimolo varate ieri dalla BCE hanno permesso all'indice italiano, trainato da banche ed utility, di chiudere a più 0,9%, la migliore borsa del vecchio continente. Rilanti titoli di Stato con nuovo record del BTP a 10 anni sceso in area 0,75%, con spread BTP Bund arrivato anche sotto i 140 punti base, il livello più basso da maggio 2018. Oggi e domani i riflettori puntati sulla riunione informale dell'Ecofin. Tornando al grafico, dopo aver infranto in gap up la resistenza di medio termine importante in area 21.500 punti, ieri grazie all'effetto BCE il FTSE MIB ha superato anche la soglia psicologica dei 22.000 punti, livello che separa l'indice italiano dai massimi dell'anno a 22.357 punti. In tale scenario la rottura decisa in chiusura della fascia di prezzo tra 22.000 e 22.357 punti dovrebbe consentire al FTSE MIB di proseguire verso 23.000 e 24.000 punti. A ribasso ci dovesse essere volatilità con un ritorno e chiusura sotto quota 21.500 punti, darebbe spazio a ribassi verso 21.000 punti. Anche se va sottolineato che il primo livello di supporto importante che ci darebbe indicazioni in termini di sentiment di mercato è a 20.000 punti. Solo con il break di tale livello avremo dell'accelerazione al ribasso con target 61,8% di Fibonacci a 19.600 punti. Per il momento comunque non vediamo una situazione grafica tale da mettere in discussione l'uptrend avviato a fine dicembre dello scorso anno. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Apertura in calo dello 0,6% a 21,9 euro per Amplifon che prende fiato dopo la seduta di ieri che si è chiusa con un balzo del 3,3%. Titolo del colosso degli apparecchi uditivi dopo aver toccato un nuovo massimo storico a 24,26 euro lo scorso 4 novembre ha iniziato a perdere vigore fino a ridosso della trend line rialzista di medio periodo descritta dai minimi dicembre 2018 e maggio 2019. Grazie alla candela Long Day di ieri, Amplifon è riuscito a tornare sopra quota 22 euro. In tale scenario si consiglia prudenza per un approccio rialzista perché i volumi al ribasso sono stati elevati rispetto a quelli di ieri e RSI si trova ancora sotto il livello di equilibrio. In caso di chiusura sopra i 22 euro, il titolo potrebbe spingersi verso la prossima resistenza di breve a 22,94 euro per poi tentare un nuovo assalto ai massimi. A ribasso invece importante sarà la tenuta del supporto dinamico rappresentato dalla trend line rialzista di cui abbiamo parlato prima, per evitare discese verso zona 20 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Telecom Italia parte il rialzo dello 0,3% a 0,51 euro, reddice di un guadagno dello 0,9% messo a segno nella seduta di ieri. Il titolo della maggior TLC italiana è rimbalzato, aver toccato nuovamente il 14 agosto i minimi storici a 0,433 euro. Movimento che ha permesso ai prezzi di tornare sopra i 50 centesimi e portarsi molto vicino a 0,5174 euro. Zona di resistenza molto importante anche per la presenza della trend line ribassista di medio periodo costruita sui massimi di aprile e luglio 2019. RSI in ipercomprato ci suggerisce che in questo momento prevale la forza dei rialzisti. Nessun segnale positivo però dai volumi che risultano in linea con la media degli ultimi 30 giorni.
caso di break deciso della zona appunto 0,5174 euro, Telecom Italia potrebbe mettere nel mirino area 0,56 euro, per poi tentare la scalata fino ai 60 centesimi. Il raggiungimento di quest'ultimo livello potrebbe migliorare decisamente il quadro grafico del titolo e il sentiment del mercato. Invece un eventuale cambio di direzione con ritorno sotto i 50 centesimi, dove passa anche la media mobile 200 periodi, potrebbe causare ricadute con target 0,47-0,45 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.